Salve a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Un altro Natale di sangue in Nigeria. Sembra un chiaro segnale che durante le festività natalizie si intensificano le persecuzioni contro i cristiani. Uomini armati hanno ucciso almeno 160 persone in villaggi a maggioranza cristiana nello stato di Plateau, in Nigeria. L'attacco ben coordinato è iniziato alla vigilia di Natale ed è proseguito fino alle prime ore di lunedì di Natale. Ospite in collegamento, Angelo Currò, collaboratore di Open Doors Italy. Carissimi spettatori, quest'oggi siamo in collegamento con Angelo Currò di Open Doors, più specificatamente Porte Aperte Italia. Purtroppo per parlare di cose brutte, perché Open Doors, Porte Aperte, si occupano di una sorta di censimento dei cristiani perseguitati. E proprio alla vigilia di Natale, se non erro, praticamente c'è stata una strage in Nigeria. Quindi, intanto, ciao Angelo, grazie per essere qua con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutte e a tutti. Ecco Angelo, io ho fatto una premessa, spero di non aver sbagliato, anzi vorrei tanto essermi sbagliato. Parlaci un po' di cosa è successo in Nigeria alla vigilia di Natale. Beh, purtroppo non ti sei sbagliato perché quello che è accaduto giusto pochi giorni fa, durante quasi tutto il periodo delle festività natalizie, quindi la notte tra il 23 e 24 e nei giorni successivi, è che si è registrato un ulteriore attacco in Nigeria ai danni di alcuni villaggi. Villaggi a prevalenza cristiana. Gli attacchi sono avvenuti nello stato di Plateau. La Nigeria è una nazione con all'interno degli stati, e Plateau è uno di quegli stati che si trova nella cosiddetta Middle Belt, la fascia centrale della Nigeria. E quello che è successo è che ci sono appunto stati degli attacchi ben coordinati che hanno colpito circa una ventina di villaggi, 12 circa nell'area di Bokkos, che hanno lasciato sul campo almeno 96 vittime, oltre 300 feriti, oltre 220 case date alle fiamme, a cui si aggiungono le oltre 50 vittime, c'è chi parla in realtà di numeri un po' più elevati, nell'area di Barkin Ladi, circa 45 minuti da Bokkos, e anche lì ci sono stati circa una decina di sono stati circa una decina di villaggi attaccati. E quello che è successo è particolarmente triste perché si è trattato di un attacco ben programmato, detto anche da alcuni esponenti nigeriani, da alcuni esponenti politici o istituzionali nigeriani, che parlano proprio di un attacco ben programmato, ben coordinato, perché è avvenuto in simultanea per periodi abbastanza lunghi, perché l'attacco è durato per diversi giorni, appunto, con modalità che sono veramente impressionanti, perché fanno capire quanto l'attacco comunque abbia dietro una sua progettazione. Non sembra essere lasciato a caso, non è un'incursione sporadica, ecco. E questo è un problema che denunciamo e di cui parliamo da diversi anni in Nigeria, perché la situazione della nazione è veramente tragica per certi versi. È un luogo in cui i cristiani sono molto perseguitati. Lo diciamo da anni: la Nigeria si trova al sesto posto, occupa il sesto posto della World Watch List, la lista di Porte Aperte che monitora, come dicevi all'inizio, la situazione della persecuzione anticristiana nel mondo. E giusto per dare qualche numero, per cercare di far capire la grandezza del fenomeno,
Solo lo scorso anno, quindi i dati che sono stati pubblicati nella World Watch List 2023, si contano 5.014 cristiani uccisi in Nigeria e siamo a oltre 20.000 cristiani uccisi negli ultimi 5 anni nella nazione. Molte volte si tratta di numeri conservativi, perché? Perché anche i numeri dell'ultimo attacco, quello dei giorni scorsi, ancora sono numeri che si dovranno sicuramente controllare. Perché? Perché ci sono stati tanti feriti, quindi non sappiamo realmente, e speriamo che tutti questi feriti riescano a riprendersi, però ci sono ancora persone che mancano nell'appello, cioè chi è scappato, forse qualcuno sarà anche stato rapito. Ecco, questa è la situazione che si vive nel paese e che è culminata con l'attacco di pochi giorni fa. Angelo, allora, Nigeria, Nagorno-Karabakh sono i primi due che mi vengono in mente, no? In realtà le persecuzioni sono su vasta scala, le persecuzioni nei confronti dei cristiani. Anche se il rapporto ufficiale verrà diffuso, mi pare a metà gennaio, se non erro, tu puoi darci qualche altro numero a livello globale? Perché per adesso ci hai dato quelli della Nigeria. Così, almeno approssimativi. Sì, è possibile. Tutti i numeri sono. È possibile approfondire tutti i numeri presenti all'interno della World Watch List, quindi del report, ma giusto per dare qualche informazione, sono circa 360 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, 5.621 sono i cristiani uccisi a causa della propria fede. Nel periodo di riferimento della World Watch List 2023, più di 5.259 i cristiani rapiti. Quindi è un fenomeno veramente globale, perché parlavamo solo di alcune aree, ma si estende globalmente, ed è un fenomeno che purtroppo continua a crescere. Allora, oltre alle uccisioni, ferimenti, eccetera, eccetera, se non ricordo male, quando intervistai, ora non mi ricordo il nome, ma intervistai una ragazza, una partner locale, no? Di Open Doors, mi diceva che viene anche usata sistematicamente la tecnica dello stupro nei confronti delle donne cristiane. E Sì. poi, disgraziatamente, ci sono anche quelli che rapiscono i bambini per poi trasformarli in bambini soldato. Anche qui abbiamo qualche dato. Purtroppo non è facile reperire alcuni dati, perché tocchi un argomento molto interessante sotto diversi punti di vista. Il primo è che la persecuzione non è solo uccisione. Il secondo è che la persecuzione non è cieca al genere. Quindi i persecutori sanno come colpire in maniera distinta uomini e donne, bambini e bambini, ragazze e ragazze, per massimizzare l'impatto dell'aggressione nei loro confronti. E quindi, quando nel caso degli stupri, delle violenze, ma è qualcosa di cui già si parlava anche negli stupri di guerra, no? Quando vuoi colpire un'intera comunità, quando vuoi sfaldare in un certo senso i legami familiari o comunitari, colpisci le donne. Perché? Perché le donne sono in qualche modo coloro che portano avanti la famiglia. Se vuoi infettare, no? È brutto il termine, ma è un po' per. Ci serve a far capire quello che passa nella mente di chi compie alcuni atti. Se vuoi infettare un'etnia, no? Stupri le donne, le violenti e i figli che nascono, perché in molti casi ci sono delle donne che restano incinte a causa degli stupri subiti, ecco, quei bambini porteranno in qualche modo nella loro genetica una razza, saranno una razza impura, no? E questo continua a creare sacche di marginalizzazione
bambini che vengono considerati, perché è successo sempre in Nigeria, di bambini che sono stati totalmente esclusi perché considerati figli dei Boko Haram, ed effettivamente erano figli nati da stupri, da violenze, donne che venivano rapite per diventare schiave e schiave sessuali. La difficoltà di reperire dati in tal senso consiste in alcuni aspetti. Il primo è sicuramente la mancanza di denunce. In molti casi è difficile fare denunce perché o perché le denunce non vengono neppure prese in considerazione. Immagino per esempio i casi che avvengono in nazioni dove le donne sono particolarmente vulnerabili ad abusi sessuali, si parlava di Nigeria, ma anche in Pakistan, o perché alle volte vengono semplicemente camuffati con matrimoni forzati. Oppure perché tanta la vergogna, e questa è una questione culturale, tanta la vergogna che le persone non denunciano proprio perché si vergognano. O semplicemente perché in alcuni contesti, se denunci un'aggressione sessuale, una violenza sessuale, potresti quasi quasi passare per la parte colpevole perché hai commesso un atto sessuale al di fuori del matrimonio. E quindi in alcuni contesti potresti essere considerata la colpevole. E questo è un grande lavoro, come dicevi, come ricordavi, con Amora, la ragazza che hai intervistato, e gran parte del nostro lavoro è rivolto proprio alla cura dei traumi, cercare di prendersi cura di queste persone, di queste donne che hanno subito determinate azioni. Ecco Angelo, adesso devo rivolgerti una domanda che ho già rivolto a un avvocato l'altro giorno perché parlavamo diciamo, questo accanimento e non sto parlando di terzo mondo, sto parlando di Europa, no? Ultimamente c'è un po' di accanimento contro il Natale, eccetera, eccetera, e siamo andati chiaramente a finire anche su un discorso legato alla persecuzione cristiana, quella fatta in modo pesante, quella di cui stiamo parlando in questo momento. E a me è sorta spontanea una domanda che faccio anche a te, rivolgo anche a te. Ma se noi guardiamo ogni missione cristiana, no? Ogni missione cristiana, sia essa cattolica, evangelica, eccetera, eccetera, vicino alla Chiesa ha sempre la scuola. No? Perché? Perché normalmente chi svolge, diciamo, la sua vocazione missionaria vuole anche istruire, non solo, diciamo, catechizzare, no? Ma dare il meglio che si può dare a una persona che non ha nulla e quindi la cerca di istruire, quindi quantomeno la scuola elementare, no? Almeno quella. E a me sorge un dubbio che forse tu puoi fugare, ma non è che chi attacca sistematicamente le comunità cristiane non lo fa solo per questioni religiose, ma anche perché ha paura delle persone che in qualche modo vengono anche istruite. Allora, beh, sicuramente la questione è molto, molto profonda e pone una questione molto, molto importante. Giusto per restare in tema Nigeria, Boko Haram, il gruppo terrorista, jihadista che abbiamo tristemente imparato a conoscere nel corso degli anni, pare che il nome Boko Haram significhi l'istruzione occidentale è proibita, no? Quindi ha un richiamo a quello che dicevi. Ed è anche vero che in molti casi, lì dove i cristiani vengono attaccati, non solo vengono attaccati i cristiani, ma vengono attaccati anche gli edifici. E molti di questi edifici sono edifici di pubblica utilità, penso appunto alle scuole di cui parlavi, ma anche agli ospedali, a
cliniche. E sicuramente è visto come un problema. Ci sono nazioni in cui il cristianesimo è considerato qualcosa che appartiene all'Occidente, no? Cosa che in realtà non è così, perché il cristianesimo come fede nasce in Medio Oriente, cioè nasce nei luoghi dove oggi i cristiani sono perseguitati, nei luoghi in cui i cristiani sono stati mandati, cacciati o sono stati costretti ad andare via. Sicuramente può esserci anche questo timore, magari da parte di chi perseguita i cristiani. Quindi il timore anche di questa, della conoscenza, della cultura. Noi come missione puntiamo molto sui corsi di alfabetizzazione, abbiamo dei corsi di alfabetizzazione, alcuni sono rivolti a chiunque voglia apprendere, semplicemente a chiunque voglia imparare a leggere e scrivere lì sul campo, lì in queste nazioni. E sicuramente le persone che conoscono, le persone che possono emanciparsi, è più difficile che cadano o vengano facilmente indottrinati, ecco. Quindi sì, c'è sicuramente l'aspetto che evidenziavi. Beh, Angelo, io se non hai qualcos'altro da aggiungere, magari qualcosa che io ho trascurato di chiedere, perché sai, l'argomento è talmente complesso e la vostra attività è talmente, diciamo, diffusa, perché tanto per dare qualche numero ai nostri spettatori, la vostra attività in quante parti del mondo è presente? Beh, penso che sia presente, se parliamo in termini di continenti, in tutti i continenti. Lavoriamo, cerchiamo di lavorare veramente in molte parti del mondo, poi basta guardare la World Watch List per capire dove cerchiamo di essere presenti, dove cerchiamo di aiutare, di lavorare e le persone con cui cerchiamo di lavorare o che cerchiamo di aiutare. Quindi sì, è molto vasto. Posso aggiungere in conclusione, ma non sono informazioni, più che altro dei promemoria, ecco, così poi lasciamo gli ascoltatori o i telespettatori a qualche informazione. Tra poche settimane, a metà gennaio, poco dopo metà gennaio, sarà pubblicata la nuova World Watch List, il nuovo report. Quindi la World Watch List 2024, dove ci saranno informazioni aggiornate, i profili delle 50 nazioni che compongono la lista, e quindi è possibile tenersi aggiornati e seguire la vicenda o le vicende dei cristiani perseguitati. E adesso una domanda da, se fossimo un quiz da 1 milione di franchi, euro, dollari, quello che vuoi. Allora, è difficile porla e suppongo sia anche difficile rispondere. L'Occidente non si fa alcuno scrupolo a fare affari con i persecutori di cristiani. Mi riferisco alla Cina. Se non erro, i cristiani lì non è che siano proprio portati sul vassoio, la testa forse, ok? Mi riferisco al Nagorno-Karabakh, dove gli azeri vanno alla grande, no? C'è il presidente azero che pare paghi $100 per ogni testa di armeno che gli portano. Eppure l'Occidente ci fa affari, perché fa affari con la Cina, perché non riusciamo neanche a trovare qualcosa che non sia fabbricato lì, no? E poi chiaramente, per quanto riguarda i carburanti, eccetera, eccetera, l'Azerbaigian è un fornitore di mezza Europa, no? Ok. Ma la domanda è questa:
L'etica. Lasciamo perdere il discorso religioso perché ognuno crede a ciò che vuole, ma dal punto di vista umano, io dico, no? L'etica, la morale, la stiamo perdendo completamente o Angelo? Beh, dovremmo alzare la posta in gioco perché 1 milione di franchi o di euro, di dollari sono pochi rispetto ai milioni, ai miliardi invece che vengono mossi o girano nelle economie di alcuni paesi. E quindi l'aspetto dei rapporti commerciali, dei rapporti tra le nazioni è sicuramente un aspetto delicato. Quello però che possiamo condividere o che potrebbe essere una buona notizia o perlomeno una buona prospettiva, dipende poi sino a quando e sin quanto siamo disposti a seguirla, è il fatto che alcuni governi iniziano a valutare l'aspetto dei diritti umani negli accordi o perlomeno nei dialoghi con altre nazioni. E in tal senso posso parlare del caso italiano. Ci sono delle figure preposte, proprio come rappresentanti, referenti, ambasciatori della libertà delle minoranze religiose, nominate anche alcune relativamente recenti da parte del governo italiano, di ministri del governo italiano. Quindi sembra che ci sia interesse a prestare attenzione a questi aspetti, anche quanto successo in Nigeria, ha dato l'opportunità ad alcuni governi comunque di ribadire impegno, solidarietà nei confronti delle popolazioni vittime di questi attacchi, di questi attentati. E poi lì le questioni geopolitiche non siamo in grado di dipanarle, di risolverle o di rispondere. Cerchiamo di vedere invece quello che può essere l'aspetto positivo, cioè il fatto che di persecuzione religiosa e nel nostro caso di persecuzione religiosa nei confronti dei cristiani. Se ne è iniziato a parlare tanti anni fa, si continua a parlarne anche all'interno di istituzioni internazionali, come può essere il Parlamento europeo, o, ritorno al caso italiano, come succede da qualche anno con il Parlamento italiano che ci invita già da diversi anni a presentare il report della World Watch List all'interno della sala stampa della Camera dei Deputati. Quindi sicuramente qualcosa, un argomento che negli ultimi anni inizia a suscitare interesse da parte dei politici, dei governanti, dei governi. Speriamo che possa essere un argomento sempre più sentito. Bene Angelo, allora io ti ringrazio di cuore per essere stato qua con noi e non mi resta che augurare a te e a tutta, diciamo, Open Door, Porte Aperte Italia, tutti i vostri operatori. E permettimi di fare un particolare augurio ai vostri partner locali perché ho avuto il grande onore di conoscerne uno di questi, appunto Amora, no? Per cui a loro e mi sento anche di fare questo augurio a nome dei nostri spettatori e non solo mio. Grazie Angelo. Grazie a voi, buon proseguimento di serata. Per questa edizione è tutto. Grazie per la vostra attenzione e a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.